Buongiorno, buongiorno. La mattina non si grida, vero? Perché noi non ci vogliamo svegliare, abbiamo tanto, tanto sonno. Buongiorno. Amore, quindi sei bella. Sei bella, bella, bella. Sei bella, bella, tu. Tu sei bella. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo video. Io già sono tutta sportiva perché oggi ovviamente mi vado ad allenare, anzi tra poco mi vado ad allenare, e ho preparato per voi questo video sulle mie colazioni preferite, perché è un video che voi mi chiedete sempre in tantissime, quindi che ho fatto, ho filmato per un po' di giorni le mie colazioni e così adesso ve le mostro tutte insieme. Come potete vedere dal video, io spazio tra yogurt, pancake e tutte cose comunque sane e ricettine che possano darvi, spero, degli spunti per tenervi in forma con gusto. Quindi questo è quanto, e se entrate nell'abitudine di queste colazioni a casa sane, vedrete che vi divertirete, sarà anche piacevole provare sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Aspetto i vostri commenti sotto, vi mando un bacio e vi ringrazio per tutti i like, tutti i pollici in su al video, contano tantissimo per me, quindi vi ringrazio se lasciate un bel like al video e un bel commento sotto. Ciao family, buona visione! Come al solito voi fatemi sapere se vi piacciono questi video con le mie ricettine, perché sapete, io così sono più motivata a farne, visto che ho pochissimo tempo a causa del mio shop online che mi prende tutto il tempo. Faccio pochi video purtroppo, però li faccio con tanto piacere, proprio per il piacere di farli per voi. Quindi fatemi sapere se vi piacciono questi video, continuo a farne. Bene ragazzi, questa è la mia colazione preferita quando vado di fretta, con le fette biscottate con lo yogurt al cocco, questo è buonissimo, di soia, ve lo straconsiglio perché sa di cocco davvero, tutti gli altri no, quindi sono ciofeche, ma questo è buono, e i lamponi sopra, e l'inzuppo nel mio tè alla ciliegia, il nuovo, il Sherry Slim Tea di Fit Via, che vi giuro lo sto amando, a parte che dentro c'ha proprio pezzetti di ciliegia ed è buonissimo e mi toglie proprio tutta la voglia di dolci, di sgarrare, perché è veramente dolce naturalmente, perché non ha zucchero e ti soddisfa proprio quella voglia di dolce. A volte lo bevo anche la sera, il pomeriggio, quando ho voglia di qualcosa di dolce, con un po' di fette biscottate, e mi soddisfa perché è proprio buono. In più ragazzi è molto molto drenante, quindi io lo sto bevendo sempre 2-3 volte al giorno e veramente sto vedendo che mi sta sgonfiando, avevo la pancia gonfia, la ritenzione sulle gambe, ma mi sta aiutando un sacco e mi motiva. Come al solito questi prodotti a me mi aiutano, mi motivano a stare in forma, infatti prendo anche queste qua, le Slim Cups, che già in passato ve le avevo fatte vedere, sto continuando a prenderle ragazze, sono davvero ottime, sono capsule che aiutano a stare in forma, di magranti fra virgolette, nel senso che aiutano ad accelerare il metabolismo, quindi magari se state in quelle situazioni di stallo in cui anche se mangiate poco non riuscite a dimagrire, ecco, possono esservi utili, ovviamente abbinate sempre all'alimentazione sana, ad un po' di attività sportiva. Veramente questi prodotti Fit Via funzionano, quindi io ve li straconsiglio e approfittate del mio codice sconto che è Carlita10, sul sito Fit Via avete lo sconto su tutto quello che comprate. Ovviamente io questi due, il Cherry Slim e le Slim Cups, ve li straconsiglio perché vi giuro sono buonissimi, e quindi adesso mi faccio questa buona colazione sana, healthy Carlita style, e poi si parte. Il tè io lo bevo tutti i giorni, il tè di Fit Via, cerco di variare anche tra i gusti. Ecco qua, ho preso le confezioni per farvi vedere i miei preferiti, qui sono tutti aperti perché io ne prendo sempre 3 o 4 e le alterno, quindi fate voi anche voi in questo modo, così unite le proprietà dei vari tè e così non vi stancate mai sul gusto, anche se comunque sono buonissimi. Questi sono i miei preferiti, quello al cocco, il coconut, quello alla vaniglia anche dimagrante, appartengono tutti alla linea Slim, quindi sono dimagranti e drenanti, e associo anche lo strawberry che adesso mi è finito, ma vi straconsiglio anche lo strawberry che è a fragola ed è molto molto drenante anche quello. Buona colazione, dai,
cariche, vi voglio cariche. Qua c'è la fetta biscottata che si è distrutta, però io le mangio comunque, anche queste qua le inzuppo nel tè e le mangio. Buona colazione. Colazione con questo fantastico tortino. Ma guardate qua ragazze, com'è alto, è altissimo, cioè che meraviglia, sembra proprio una torta. L'ho fatto nel microonde, è troppo buono. Se volete vi faccio una ricetta aggiornata anche per il mio tortino fit, per farlo venire così alto, perché mi dite spesso che non mi viene così alto, ma io ho i miei piccoli segreti. Ovviamente dalla mia solita tazza di tè, e questa è la mia colazione buonissima, altissimo, un tortino al cioccolato buono buono. Buongiorno, siamo sempre qui nella mia cucina per una fantastica colazione. Today, this morning, I have just... Ok, basta. Torniamo alla mia lingua madre. Ragazze, mi sto trovando benissimo a preparare il giorno prima un pancake e poi il giorno dopo lo farcisco come mi pare e piace, quindi praticamente ce l'ho già fatto. Interruzione, ma era venuto ad aria e proprio faceva casino. In pratica ragazze, lo preparo prima il pancake, il giorno prima, e se volete vedere la ricetta del mio pancake, io ho fatto il video proprio poco fa qua, sempre sul mio canale, e quindi guardatela, bene o male è sempre quella la ricetta, vario poco. E poi adesso l'ho farcito con lo yogurt, questo qua che ragazze io lo amo, è l'unico yogurt al cocco che veramente sa di cocco ed è buono, questo di Alpro. Ci sono anche altri in altri formati eccetera, ma questo è l'unico ed è buonissimo. E poi ci ho messo un po' di marmellata, questa qua sapete che uso sempre queste qua, vari gusti, perché non hanno zucchero. Mi sono senza zucchero. E poi mi sono fatta la spremuta con le arance bio che mi ha dato mia madre, che quindi sono completamente naturali. E basta, adesso me lo mangio come se fosse una torta ed è buonissimo ragazzi, super soffice. Guardate qua, vi faccio leggere i bigliettini che ci scambiamo io e Dario, perché io glielo preparo sempre la mattina, cioè la sera per la mattina gli scrivo per il mio amore con amore, in frigo c'è anche il latte di cocco, perché lui fa colazione prima di me la mattina e lui mi ha lasciato questo bigliettino di risposta. Buongiorno amore mio, grazie, ti amo, che carino. Va bene, buona colazione, buona giornata, ciao. Ragazzi, io vi giuro che è buonissimo. Io inzuppo il pancake ovunque. Praticamente lo sto inzuppando qua nella spremuta d'arancia e vi giuro che è buonissimo. Provate, sperimentate. Ragazze, oggi per colazione un bellissimo porridge. Allora, l'ho preparato ieri, quindi è freddo, non è caldo. E l'ho preparato con i cereali d'avena, ho mischiato un po' di avena, farina d'avena e un po' di cereali, così si sente un po' più grossolano, con latte di cocco e un po' d'acqua, e anche l'albume ho messo nel porridge. In pratica ragazzi, io le dosi che faccio sono tipo quelle del pancake, però tipo 150 grammi di albume e 50 grammi di farina, che poi metto magari metà farina e metà fiocchi d'avena, e poi alla fine ci aggiungo acqua. Questo è il porridge che faccio, e l'acqua la metto anche a caso, cioè ci aggiungo un po' d'acqua un po' alla volta e poi mescolo fin quando non diventa denso, sul fuoco ovviamente. E potete aggiungere anche un po' di latte per renderlo più saporito. Io ho messo latte di cocco, anche qua è latte di cocco, e poi ci ho messo la pera mela, questa qua è la pera mela che in tanti mi avete detto, oh, che mi ha fatto scoprire che lo sgranocchiavo su Instagram. Sono buonissime ragazze queste qua, sono tipo delle mele ma sanno di pera, comunque buona. Ho messo la pera, il cioccolato fondente e adesso me lo mangio. Buona colazione! Ragazze, oggi vi faccio vedere una bellissima colazione. Guardate qua, questo è tipo un plum cake che ho fatto nel microonde. È molto semplice da fare, la ricetta è basic, sempre a base di albume e farina di avena. Praticamente in un contenitore di vetro basta che mettete 150 grammi di albume, questa è la quantità, con 40-50 grammi di farina di avena più o meno. Mescolate il tutto, aggiungete anche qualche cucchiaio di yogurt o di soia o yogurt greco, un po' di bicarbonato con qualche goccia di limone. Il procedimento è sempre lo stesso, e nel microonde 5-6 minuti più o meno. E poi sopra ci ho messo un po' di cremina al cacao, che è questa qua, praticamente è una crema che ho scoperto da poco,
al cacao poi potete mettere anche un po' di cioccolato fondente, quando è caldo si scioglie. Io ho messo questa qua che è molto buona, somiglia proprio tantissimo alla Nutella, a queste creme spalmabili, però è proteica ed è molto buona. Io l'ho preso in un negozio di prodotti così sportivi, di fitness, di questa marca Daily Life. Daily Life si dovrebbe chiamare. Ragazze, vi dico che è buona davvero. E comunque anche questa qua comunque non è proprio dietetica, comunque ci sono i grassi, però ovviamente sono grassi buoni, non c'è olio di palma, non ci sono zuccheri soprattutto, ed è comunque uno o due cucchiaini al mattino, va bene insomma. E poi sopra ci ho messo un po' di gocce di cioccolato, una bella tazza di latte, questo qua di cocco. Ed ecco che la nostra colazione è pronta. Buon appetito! Se vi voglio dire, a proposito di questa crema, non aspettatevi chissà che, perché poi mi sento in colpa se la comprate e magari vi aspettate che sia proprio come la Nutella, eccetera. Ovviamente non è, ragazze. Comunque si sente in bocca che è un po' più amara, devo essere sincera. Però ovviamente, tipo mangiata così col cucchiaino, non è proprio il massimo, però spalmata sul pancake con cucchiaino, ecco, sì, è buona. Quindi soltanto vi dico, se volete provarla, provatela, però non vi aspettate, ecco, che sia come la Nutella o come le altre creme spalmabili, ad esempio la Novi, quella che c'è al supermercato, oppure quell'altra, la Rigonidia, Siago, sono più dolci perché hanno zucchero, invece questa non ha zucchero. Quindi questo è, io ve lo dico, se la volete provare, provatela, però insomma poi non mi date la colpa se non è come la Nutella, perché ve lo sto dicendo, ovviamente è una cosa proteica, fit, non è come quella là, però è accettabile, ecco, spalmata sul pancake io mi accontento. Poi fatemi sapere anche voi se l'avete provata, cosa ne pensate. Buongiorno ragazze, buongiorno, un'altra mattina è appena iniziata, la mia colazione oggi è con i cereali, perché vi giuro non ho avuto il tempo di preparare nulla, e poi avevo proprio voglia di latte e cereali, e si può mangiare latte e cereali, basta scegliere questi qua sani, questi insomma altri sani. Io prendo questi qua che sono integrali della fitness, vedete, con un frumento integrale, mi piacciono moltissimo. E che faccio? Mi riempio la sciatorina con la mia quantità di carboidrati del mio piano, della mia dieta. Poi se vi va vi faccio un altro video dove parlo proprio della mia dieta, vi dico tutto che sto seguendo. E praticamente, vedete, mi metto la quantità di cereali, però poi dopo comunque vado ad aprire il pacco e continuo a mangiarle. Se fate anche voi questa cosa, sono praticamente una droga, cioè non smetto più di mangiarle, riempio la ciotolina apposta per mangiarmi solo la quantità che mi serve, non mi metto tutto il pacco di cereali davanti. Potete fare anche voi così, però purtroppo poi ci vorrebbe un catenaccio vicino al mobile, perché poi alla fine vado comunque sempre puntualmente a riprenderle a mangiare qualcun altro, quindi vabbè. Poi qua ho preparato lo yogurt, vedete, lo yogurt greco. Io sto mangiando quello 2, il 2%, vi ho detto, perché lo trovo meno acidulo, e così alla fine ho anche i grassi che mi servono. E ne ho messo i lamponi a pezzettini, un po' di truvia ho messo dentro per dolcificare lo yogurt, e un po' di lamponi, e questo è il latte di cocco in cui puccerò i miei cereali. Beh, che buoni, adoro! Buona colazione! In colazione! No, amore, no, questa la differenza. No, perché se la colazione stamattina l'ho preparata ieri sera, ho preparato questo tortino. Se volete vi faccio il video aggiornato sul mio tortino, che viene altissimo. E ci ho messo un po' di yogurt in mezzo, un po' di cremina al cacao, i frutti rossi, e qua mi sono fatta il cappuccino con la soia. Per cambiare, oggi avevo voglia di cappuccino. Fatemi sapere se volete il video, ve lo faccio, è semplicissimo, comunque ho utilizzato sempre la stessa ricetta, quasi sempre utilizzo sempre la stessa ricetta, anche il procedimento che è diverso. Comunque ragazze, adesso lo puccio nel cappuccino ed è buonissimo. Buongiorno ragazze, oggi per colazione ho fatto un porridge per cambiare, e l'ho preparato il giorno prima, così è bello freddo e compatto. Sopra ci ho messo cereali, mirtilli, un po' di fake Nutella e un po' di nocciola. È buonissimo ragazzi, ed è molto molto saziante il porridge. Io ci metto sia l'albume che un po' di yogurt e lo cuocio sul fuoco finché non diventa denso. È buonissimo, ho mischiato farina d'avena e fiocchi d'avena, adoro ragazze. Conmigo non è uguale.